Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci parla di un uomo ricco che corre incontro a Gesù e gli chiede: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù lo invita a lasciare tutto e a seguirlo. Ma quello rattristato se ne va, poiché, dice il testo, possedeva infatti molti beni e costa lasciare tutto. Possiamo vedere i due movimenti di quest'uomo. All'inizio corre per andare da Gesù, alla fine però se ne va rattristato, se ne va via triste. Prima corre incontro e poi se ne va. Soffermiamoci su questo. Anzitutto, questo tale va da Gesù correndo. È come se qualcosa nel suo cuore lo spingesse. In effetti, pur avendo tante ricchezze, è insoddisfatto. Porta dentro un'inquietudine. E alla ricerca di una vita più piena, come fanno spesso ammalati e indemoniati. Nel Vangelo si vede. Egli si butta ai piedi del Maestro, è ricco eppure ha bisogno di guarigione. È ricco ma ha bisogno di guarigione. Gesù lo guarda con amore, poi le propone una terapia: vendere tutto quello che ha, darlo ai poveri e seguirlo. Ma a questo punto arriva una conclusione inattesa. Quest'uomo si fa triste in volto e se ne va via. Tanto grande e impetuoso è stato il desiderio di incontrare Gesù, quanto freddo e veloce il congedo da Lui. Anche noi, fratelli e sorelle, portiamo nel cuore un insopprimibile bisogno di felicità e una vita colma di significato. Tuttavia, possiamo cadere nell'illusione di pensare che la risposta si trovi nel possesso delle cose materiali, nelle succhiezze terrene. Gesù, invece, vuole riportarci alla verità dei nostri desideri e farci scoprire che, in realtà, il bene a cui aneliamo è Dio stesso. Il suo amore per noi è la vita eterna che Lui, e Lui solo, può donarci. La vera ricchezza è essere guardati con amore dal Signore. È una grande ricchezza questa. E come fa Gesù con quell'uomo? Lo guarda con amore. E amarci tra noi, facendo della nostra vita un dono per gli altri. Fratelli, sorelle, perciò Gesù ci invita a rischiare l'amore, vendere tutto per darlo ai poveri. Cosa significa? Significa spogliarsi di noi stessi e delle nostre false sicurezze, facendoci attenti a chi è nel bisogno e condividendo i nostri beni, non solo le cose, ma ciò che siamo, i nostri talenti, la nostra amicizia, il nostro tempio e così via. Fratelli e sorelle, quell'uomo ricco non ha voluto rischiare. Rischiare che? Non ha voluto rischiare l'amore. E se n'è andato col volto triste. E noi chiediamoci: a che cosa è attaccato il nostro cuore? Come saziamo la nostra fame di vita e di felicità? Sappiamo condividere con chi è povero, con chi è in difficoltà, o ha bisogno di un po' di ascolto? Che ha bisogno di un sorriso,
di una parola che lo aiuti a ritrovare speranza o che ha bisogno di essere ascoltato. Ricordiamoci questo. La vera ricchezza non sono i beni di questo mondo. La vera ricchezza è essere amato da Dio e imparare ad amare come Lui. E ora chiediamo l'intercessione della Vergine Maria perché ci aiuti a scoprire in Gesù il tesoro della vita. Angelus Domini, nunc abit Maria.